Buongiorno, ho convocato questa conferenza stampa per dare notizia, ufficializzare che è stata giudicata, sia pur ancora in via provvisoria, in attesa ora dell'acquisizione di una serie di documenti previsti dalla normativa in materia e quindi poi procedere tra circa 30-40 giorni alla giudicazione definitiva, dicevo, o l'aggiudicazione provvisoria per la gestione della piscina coperta sita in contrada Lardicà. Avevo già fatto una conferenza stampa per annunciare che era stato indetto il bando di gara e adesso, diciamo, abbiamo fatto un altro piccolo passo in avanti. Per la riapertura della piscina, che se non ci saranno imprevisti o intoppi, ma credo che non ce ne saranno, tra il primo di settembre e il primo di ottobre, la piscina sarà, non riaperta perché non è stata mai aperta, ma sarà finalmente aperta agli utenti, a partire dai bambini. Finendo a chi diciamo ai meno giovani. La società che si è aggiudicato la gestione della piscina per 10 anni è l'ASI regionale, che l'ASI è in sostanza un ente di promozione sociale costituito nel 1994 e riconosciuto dal CONI. Soltanto l'ASI ha partecipato alla gara, anche perché, come avevo avuto modo di dire in precedenza, avevamo fatto un bando molto restrittivo dal punto di vista dei requisiti che andavamo a richiedere per poter partecipare, a garanzia della solidità, della serietà e dell'attendibilità dei partecipanti, naturalmente a garanzia poi del buon funzionamento, perché il nostro scopo è aprirla e farla funzionare nel migliore modo possibile. Tra l'altro l'ASI, come ente di diciamo, promozione sociale, ha diciamo, non si occupa solo, ecco, del nuoto, di attività natatoria, ma chiunque può andare nel sito, io l'ho fatto, e ha 60 sport, diciamo, si occupa di 60 attività sportive. E già avendo così uno scambio di battute, abbiamo, diciamo, ecco, concordato, ovviamente facendo i passi, come dire, non, il passo, non più, il passo, diciamo, giusti, senza fare tutto e in fretta, di avviare una collaborazione che vada oltre appunto la gestione dell'impianto natatorio. E già così, ripeto, è stato un pur parlé, ma pensiamo di organizzare durante l'estate delle manifestazioni sportive in piazza, in Via Marina, che oltre a diciamo, andare con una giornata di diversa di divertimento, è anche diciamo, un elemento, un'attrattiva per il nostro territorio, per il nostro comune. L'ASI ha presentato anche un progetto molto importante e molto ambizioso, che naturalmente ora io vi farò una sintesi che ovviamente non partirà, ripeto, tutto e subito, ma diciamo ci saranno varie fasi. Quindi innanzitutto la piscina sarà aperta da settembre, massimo il 1º ottobre, al 31 luglio. Da lunedì al sabato e il sabato anche il pomeriggio, per cui anche chi lavora durante la settimana avrà tutta la giornata di sabato, sia la mattina sia il pomeriggio, per poter, ecco, andare in piscina. Sono previste una serie di attività, partendo ovviamente dal nuoto libero, la scuola nuoto per gli adulti, vale a dire per chi ha compiuto 16 anni, almeno 16 anni,
la scuola nuoto per i bambini dai 3 ai 6 anni, la scuola nuoto ragazzi dai 6 ai 16 anni. E poi un'altra cosa importante è che, anche perché l'Asia ha già una squadra di nuoto, è prevista anche la squadra di nuoto alla quale potranno anche aggregarsi i giovani di Bova Marina e non solo di Bova Marina. Poi è previsto anche l'avviamento alla pallanuoto, ovviamente ci dovrà essere anche l'utenza, ma credo che ci sarà. E poi altre cose importanti sono il corso preparato per le donne in stato ininteressante, l'acqua fitness e un'altra cosa, la rieducazione funzionale, quindi per chi, chiedo scusa, ha avuto problemi, soprattutto legati diciamo alle articolazioni, ecco, e anche un'attività specifica rivolta a chi purtroppo ha una disabilità. E poi sono previsti anche il cosiddetto progetto asilo per gli asili di Bova Marina, che è bene ricordare sono quattro. Un'altra cosa, ecco, che volevo sottolineare prima di andare alla conclusione è che, come ho detto in una precedente conferenza stampa, è anche un'occasione per creare qualche opportunità lavorativa. E infatti nel progetto sono previste una serie di figure, a partire dal manutentore degli impianti, all'addetto alla pulizia e poi ai tecnici di nuoto. Un'altra cosa, ecco, che volevo dire è che poi sono previsti una serie di acquisti da parte di alcune di attrezzature, come ad esempio il sollevatore, ne cito uno che non voglio ora poi qui farla lunga, per esempio il sollevatore per disabili. E poi ci sono una serie, ecco, come dicevo, il progetto asilo, una serie di progetti che sono il progetto Viviamo l'acqua, che è appunto rivolto ai bambini e ragazzi frequentanti le scuole medie, elementari, medie e superiori. E ci sono una serie di obiettivi. Il progetto, un altro progetto che è il progetto, io lo dico in italiano, è Bambine Bolle, che è appunto il cosiddetto progetto asilo. E poi, ecco, un'ultima cosa, un'altra cosa molto importante, come, ecco, richiamo anche per i comuni dell'area e non solo. L'ASI regionale fa delle gare durante l'anno e tra l'altro l'ASI al momento l'unico impianto natatorio che andrà a gestire è quello di Bova, per cui è chiaro che avranno interesse a riversare tutte le attività che organizzeranno nel corso dell'anno e nel corso degli anni, lì diciamo, riverserà su Bova Marina. E già, ripeto, dal primo anno è previsto a gennaio un campionato regionale scuole nuoto invernale con almeno 100 previsione di 100 partecipanti. A marzo il campionato regionale scuole nuoto primaverile con una previsione di partecipanti di 150. Ad aprile il Memorial Davide Barillà, anche qui 150, sono previsti 150 partecipanti. E a maggio la Coppa ASI provinciale e i partecipanti previsti sono 200. Naturalmente, come dire, questo è tutto dal dire, ora dobbiamo passare al fare, però penso che ci sono tutte, ecco, le condizioni per fare veramente di questa struttura un'eccellenza e anche un centro di aggregazione. E quindi a maggio già inizieranno a fare un'attività di promozione partendo ovviamente dalle scuole. Ecco, faremo di tutto in modo che dal 1º settembre la piscina venga aperta, ma diciamo venga aperta, ripeto, nel migliore dei modi. Io avrei finito.
Se ci sono domande, sono qua. Struttura è già agibile, cioè, i danni che ci sono stati a causa del tendone che è venuto a mancare per il maltempo. La struttura è stata senza tendone per 6-7 mesi, mi pare di ricordare. È stata molto di più. Ci sono stati dei danni e quindi questi danni sono stati riparati. La struttura adesso è agibile. Come appunto dicevi, la struttura per anni è stata scoperta, poi anche in uno stato di abbandono. Per quanto riguarda la copertura, è abbastanza visibile, è stata fatta ed è stata fatta bene, anche perché abbiamo preso l'abitudine di seguire dettagliatamente e accuratamente i lavori. La struttura, tra l'altro, all'epoca era stata collaudata. Per fortuna l'impianto elettrico non è stato mai danneggiato, il quadro, anche i fari che sono posizionati in alto. L'unica parte danneggiata, anche le porte, dove c'erano ovviamente, l'unica parte, qualcuna va sistemata, cioè va messa perché non c'è. L'unica, diciamo, in parte un po' danneggiata, ma perché non è stato mai messo in funzione, erano le pompe. Erano le pompe perché le abbiamo sistemate e dobbiamo adesso fare, stiamo aspettando di cambiare i fari posti all'interno della piscina, quindi nel fondale, e per fare ecco, una prova. Però è funzionante. L'unica cosa che la ditta, ma era previsto nel bando, l'abbiamo fatto anche per abbreviare un po' i tempi, perché poi noi siamo legati ad alcune, diciamo, procedure e quindi avremmo allungato i tempi. Era previsto nel bando che la ditta deve fare alcuni lavori a carico appunto della ditta aggiudicataria, e saranno poi defalcati dall'affitto fino alla concorrenza, ma si tratta di tinteggiare, ripulire, acquistare gli arredi, vale a dire panchine, armadietti. Ma niente, ecco, di eccezionale. Tra l'altro, ecco, colgo l'occasione, ho saputo proprio ieri che è uscito un bando del credito sportivo sull'impiantistica sportiva, e noi pensiamo di aderire a questo, progettando un fotovoltaico che possa utilizzare, servire sia per la piscina che per lo stadio.